Sono ancora oltre 250.000, ma forse si arriva anche a 400.000, le persone in Italia portatrici di virus dell'epatite C, ma ignare di esserlo. Sono invece 1.150 i pazienti che, in Piemonte, hanno deciso di intraprendere il percorso curativo nell'ultimo quadrimestre, 7.000 invece i casi ancora da trattare. Per avvicinare i cittadini alla tematica dell'epatite C, AbbVie ha organizzato l'hotel DoubleTree by Hilton a Torino, il meeting HCV Be Fast, Be Different, quarta tappa dopo Matera, Roma e Milano, un evento rivolto principalmente agli infettivologi, epatologi e internisti per coordinare l'attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita per eliminare il virus HCV, una terapia della durata di poche settimane per bocca, non tossica, senza effetti collaterali, per eliminare definitivamente la minaccia del virus dell'epatite C e tornare a vivere. Parlare oggi di epatite C è difficile, quindi abbiamo dovuto cercare di creare un corso diverso e la tecnologia ci è venuta sicuramente in aiuto. Abbiamo creato due momenti importanti, uno è l'escape room e l'altro è la patient journey, che ci permette di poter avere un approccio nuovo al paziente, ma soprattutto un approccio nuovo nel cercare di capire quali sono i punti deboli, diciamo, della catena che porta il paziente al trattamento. Nella patient journey vogliamo creare una sorta di flowchart dal momento in cui il paziente è stato scelto perché appartiene a un gruppo a rischio fino al momento in cui riesce ad arrivare al trattamento e quindi alla cura. Mentre nell'escape room, qui veramente la tecnologia la fa da padrona, perché attraverso dei giochi si vuole cercare di scoprire come e quale è il trattamento migliore per il nostro paziente. La situazione in Piemonte è una situazione che ha avuto un inizio un po' più lento rispetto ad altre regioni nel trattamento dell'epatite C. Questo però è un gap iniziale di alcuni anni fa che riguarda la primissima stagione dei nuovi farmaci. Oggi come oggi, già negli ultimi anni, si può dire con tranquillità che il gap è stato colmato. Abbiamo un elevato numero di pazienti che viene trattato di anno in anno, il numero è crescente. Ci sono 15 diversi centri autorizzati in Piemonte al trattamento, per cui possiamo dire che il Piemonte è pienamente allineato, diciamo, a quella che è la situazione delle restanti regioni italiane, laddove appunto anche c'era stata una partenza in termini quantitativi dell'approccio al trattamento un poco più rapida alcuni anni fa. Molto probabilmente siamo ben oltre la metà di quelli che sono i casi stimati. Il numero approssimativo può essere circostanziato probabilmente in circa 10-12.000 pazienti, e ci aiuta il fatto che probabilmente anche il sommerso, cioè ovvero i pazienti che non sono stati posti in trattamento perché non sono ancora stati sensibilizzati in questo senso, perché non sanno di avere un'infezione da HIV, probabilmente sono meno di quello che si pensava fino a pochi anni fa. Quindi da questo punto di vista le stime secondo me ci potrebbero far avvicinare al famoso target del 2030 dell'OMS. Un po' tutti possono partecipare e devono partecipare. Il medico di medicina generale sicuramente darà una grossa mano, perché purtroppo all'interno del loro ambito di pazienti esistono quella che è la popolazione generale, ma che ha la possibilità e la probabilità di avere comunque un'infezione da virus dell'epatite C. Lo specialista invece è quello che dovrà cercare nel proprio ambito quali sono quei pazienti che possono avere un'infezione da epatite C, perché magari hanno una patologia, quella cosiddetta extraepatica correlata al virus dell'epatite C, quindi diabete, ma anche vasculopatie, paziente con neuropatie, glomerulonefriti. Ecco che allora bisognerà anche insegnare a questi specialisti che esiste un virus dell'epatite C che può causare una malattia di loro pertinenza.